Da gennaio a giugno 2020 le emissioni di anidride carbonica derivate dall'uso di benzina e gasolio per autotrazione sono diminuite del 26,1%. Questo rispetto allo stesso periodo del 2019. Nel solo mese di giugno 2020 il calo è stato del 12,3%, un dato veramente entusiasmante. Purtroppo ci siamo rallegrati troppo presto. Secondo i dati dell'Agenzia Internazionale dell'Energia diffusi agli inizi di marzo, le emissioni di anidride carbonica sono già risalite sopra i livelli del 2019. Commenta l'agenzia che questo fatto è un serio avvertimento. Non ci siamo impegnati abbastanza per accelerare la transizione verso le energie pulite. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi e il figlio dell'uomo perché te ne curi? Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli. Di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani. Tutto hai posto sotto i suoi piedi. Pace e bene a tutti. Le parole del Salmo 8 che abbiamo appena letto sembrano fare a pugni con le notizie di inquinamento e di devastazione della terra che tutti conosciamo. Papa Francesco nella Laudato Si ripropone a tutta la Chiesa la forza e la novità che viene dal Cantico delle Creature di San Francesco. Laudato si mi Signore, cantava San Francesco, scrive il Papa. In questo bel cantico ci ricordava che la nostra casa comune è anche una sorella con la quale condividiamo l'esistenza. È come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia. Laudato si mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sostente et governa, et produce diversi frutti con coloriti fiori et erba. Purtroppo, fa notare il Papa, oggi le cose non stanno così. La madre terra di cui parla Francesco di Assisi si sente calpestata dall'indifferenza dell'uomo. Gli abusi che abbiamo compiuto nei suoi confronti sono ormai entrati nel nostro stile di vita. Ma è ancora possibile cambiare rotta? La terra, come casa dell'uomo da amare e custodire, entrò a far parte della tradizione cristiana sin dall'inizio, ma segnatamente ha avuto una sua svolta particolare con il monachesimo. È una rappresentante al femminile del monachesimo e di questo amore per la natura è Hildegarda di Bingen, vissuta tra il 1098 e il 1179. È la prima ecologista della storia e aveva compreso come fosse importante la necessità di rispettare l'ambiente e le creature tutte, non solo per un atto di amore verso del creatore, ma perché era cosciente che se noi non rispettiamo la natura, prima o poi la natura distruggerà noi. Amante della botanica ed esperta conoscitrice dei fiori, conosceva da vicino le arti mediche del tempo, studiava la natura e si serviva di mille allegorie per spiegare attraverso le immagini della natura la gloria di Dio. Impostò la vita del suo monastero facendo in modo che le monache vivessero in contatto con la natura fino a ottenere che il loro vestito fosse di colore verde. L'uomo,
così come viene descritto da Hildegarda nelle sue visioni, vive nel conflitto tra ciò che è bene, ovvero la propensione verso il ritorno all'armonia primordiale, e ciò che è male. Però ha in sé l'intelligenza e la comprensione dell'anima per cercare di comprendere e di tendere a Dio attraverso le sue opere, mettendo in moto tutto un desiderio di unione con l'armonia del creato. Tendere a Dio nelle sue opere vuol dire rispettarle e custodirle, ma anche inquadrare i singoli problemi ambientali nella loro ricaduta sociale, politica ed economica. Tante situazioni di povertà, tante ingiustizie sociali e molti sfruttamenti dell'uomo sono proprio legati ai danni che si fa all'ambiente e che poi ha generato, in seguito all'inquinamento, in seguito a tante altre situazioni, disoccupazione, migrazioni, malattie e carestie. E proprio su questo scrive Papa Francesco: oggi l'analisi dei problemi ambientali è inseparabile dall'analisi dei contesti umani, familiari, lavorativi e urbani, e dalla relazione di ciascuna persona con se stessa, che genera un determinato modo di relazionarsi con gli altri e con l'ambiente. C'è una interazione tra gli ecosistemi e i diversi mondi di riferimento sociale, e così si dimostra ancora una volta che il tutto è superiore alla parte. E andiamo a Padre Pio. Secondo Padre Pio, il bisogno andava guardato nella sua completezza. Allora ecco che accanto all'assistenza dei malati con Casa Sollievo, lui promuoveva la formazione umana e spirituale di chi doveva assisterli. Pensate che a Padre Pio si deve la prima scuola di infermieri professionali della provincia di Foggia. Ma anche l'ambiente doveva aiutare la persona. Ecco che allora l'ospedale doveva essere elegante, doveva avere un lusso che per alcuni sembrò persino eccessivo. E quando gli si diceva questo, lui rispondeva: i malati sono fratelli di Gesù, se potessi rivestirei d'oro i muri della clinica. E poi ancora Padre Pio aveva lo sguardo all'esterno. Sulla montagna brulla del Gargano, prospiciente Casa Sollievo, fece piantare migliaia di alberi perché i malati potessero avere un ambiente diverso rispetto alle pietrose e inospitali montagne del Gargano. E ancora, o diciamo prima di tutto, vuole curare l'assistenza dei malati, e quindi ecco la presenza dei frati, la presenza delle suore apostole del Sacro Cuore proprio per assistere i malati, e poi proprio questo ingresso dell'ospedale che doveva sfociare sul piazzale della chiesa, perché dove finiva l'assistenza medica dovesse cominciare il conforto e l'assistenza della fede. Cominciamo con la catechesi di oggi, la nostra preparazione a una data molto importante, il 5 maggio. Noi abbiamo già celebrato nei gruppi la data del 22 gennaio, la giornata della fedeltà. Bene, il 5 maggio è l'anniversario della fondazione di Casa Sollievo, e idealmente già da qualche anno abbiamo pensato di festeggiare insieme anche la nascita dei gruppi di preghiera. E allora proviamo a collocare il nostro apostolato di gruppi di preghiera così in comunione con tutta l'opera sociale di Padre Pio, pensando alla ecologia integrale di cui ci ha parlato Papa Francesco. Il cristiano non può limitarsi al rispetto di semplici regole come l'indifferenziata o evitare l'inquinamento. Occorre una scelta di vita: amare la terra perché è dono di Dio. Sulle orme di Padre Pio e di San Francesco, come gruppi di preghiera, cerchiamo l'amore di Gesù nelle sue opere meravigliose. Thank you.
Lasciamoci coinvolgere da una preghiera aperta a diverse forme, ma soprattutto con gli orizzonti che vadano oltre le nostre necessità personali. Quando preghiamo, dobbiamo sentire le necessità della Chiesa e del mondo e diventare intercessori. Casa Sollievo non è solo un'opera di carità, è un ospedale che vuole porsi all'avanguardia nella difesa dei diritti della persona sin dal momento del concepimento e anche quando la persona legata a una macchina sembra non abbia più la sua dignità. In tante parti non ha nemmeno la possibilità di vivere. I gruppi di preghiera sono chiamati a far conoscere il messaggio di amore e rispetto della persona che Padre Pio ha vissuto e ha consegnato alla sua opera. Far conoscere Casa Sollievo, i principi animatori della sua missione, il suo impegno di servizio e di carità è uno dei compiti primari dei gruppi di preghiera e l'eredità che Padre Pio ha lasciato a noi e a tutti i suoi figli spirituali. Con questi slogan noi vogliamo salutarci e continuare a far presente nella società la missione di Padre Pio. Il nostro incontro termina qui e ci diamo appuntamento per la prossima settimana. Pace e bene a tutti.